Tutti furfantelli, sono sempre io Mato Ingrasso e questa è la fantastica recensione del sito Stardoll versione English con le Monster High. Potete divertirvi a vestirle e svestirle con vestiti inediti e anche presenti sulle bavole. Questo è il vestito ufficiale, mi allontano un po', ecco qua. E come vedete c'è tutta la borsa e gli orecchini giusti, tutto, e si può anche togliere la parrucca, i capelli e mettere quelli della versione Down of the Dance. Ora allontano un po' Frankie, i suoi capelli eccetera, tolgo il vestito e vi mostro le varie possibilità. Ovviamente vi mostro una cosa alla volta e non faccio vari assemblaggi e cose. Faccio una cosa veloce perché vorrei riuscire a mostrarvele tutte. Allora, come vedete si possono mettere, non vi mostro tutto, si possono mettere queste calze qui magari rotte con degli strappi, abbinate a questo bellissimo vestito che non fa parte di nessuna bambola, che insomma, bellissimo, a me non mi piace molto, però potrebbe sempre essere un'idea. Oppure cambiando i capelli si può fare una combinazione, magari un giorno c'è una festa a scuola, magari si veste così, si mette queste fasce sulle braccia, oppure può essere qualsiasi cosa, tipo si può togliere tutto, mettere, non lo so, vediamo, ad esempio questa maglietta qui abbinata a una giacca tipo questa qua, con una borsetta così ad esempio e una gonna nera, che secondo me è molto carino. E poi ci sono tanti tipi di scarpe, però io abbinerei questi stivaletti col tacco. Ok, allora c'è anche lo stile delle, come vi ho già detto, delle Down, e si possono mettere anche degli accessori a proprio piacimento, tipo posso mettergli questa collana, un braccialetto, ma questo è della prima Frankie, vabbè. Magari questi orecchini che sono della versione Down of the Dance. Ok, come vi ho già detto non ve li mostro tutti, se no ci metterei troppo tempo. Ah, vi volevo dire che ho notato questa cosa strana. C'è questo braccialetto che con lei proprio non c'entra assolutamente niente, perché è di Cleo the Nile, la prima versione, quella ufficiale, questo braccialetto qua. Non questo qui, vedete, non riesco proprio a capire cosa c'entra. Vabbè, pazienza. Ora qua di lato si possono scegliere altre Monster High da vestire. Ora ho scelto Draculaura. Faccio una cosa ancora più veloce perché sono già passati 3 minuti e 5. Ok, Draculaura, smontiamola velocemente. Secondo me è una fregatura una di queste cose, perché se devi togliere tutti i vestiti ci metti più tempo, ma vabbè, non importa. Ok, io abbinerei queste meravigliose, bellissime, fantastiche scarpe, che se esistessero me le sarei già comprate probabilmente, insieme ai capelli della versione Down, però non faccio quella versione là, e tipo la farei andare a una festa con queste calze qui. E ad esempio, no, questo vestito non mi piace, vediamo questo, troppo, eccolo qua, ha questo vestito qua, un po' mogio, nero, che sta su tutto. Poi, oppure si potrebbe mettere ad esempio, non so, questa magliettina qui attillata insieme vediamo, un paio di pantaloni ad esempio, con una giacca, si potrebbe fare esattamente così, guardate, la maglietta qua, questa gonna qui, quelle scarpe e ad esempio questo telo qua sopra che la rende più carina. Ok, mostrato velocemente, guardate il braccialetto, c'è anche a lei, forse va bene su tutto che c'è sempre, vabbè, non lo so. Adesso andiamo su Cladding Wolf. Ovviamente non ci sono anche le Down, perché comunque sono gli stessi personaggi. Cladin è secondo me quella a cui i capelli sono stati fatti abbastanza maluccio, però vabbè, dai, pazienza. E vi mostro velocemente, si potrebbe addirittura, non so, fare questo abbinamento qua, guardate questa bellissima maglietta insieme a queste calze qui esagerate, e ad esempio mettendo, no, queste scarpe no,
Queste, vediamo. Che cosa sono questi? Non lo so. Forse sono dei. Sì, abbinando questi guanti. Ah, beh, vediamo. Queste scarpe qui. E i capelli, vabbè, potrebbero restare quelli classici. Oppure vi faccio un altro esempio con altri vestiti, lasciando sempre quelle scarpe là, si potrebbe fare una cosa esagerata, tipo, non so, questi leggings viola, insieme, avete visto li hanno tirati apposta, insieme a questo vestito qua magari possiamo fare che deve andare a una festa con magari i guantini della versione down. Ora vi mostro altro. Laguna blu, ce me ne mancano tre dopo laguna. Infatti faccio velocemente perché laguna non l'ho mai fatta, vi giuro che laguna boh, mai neanche vista. Quindi anche per me è una novità. Gli tolgo il fiore, la collana, i pantaloni, le calze e tutto il resto. Ok, allora io gli metterei queste scarpe, queste sneaker classiche insieme a no, questo vestito no. Questa maglietta qua, non neanche, anzi sì dai, quella maglietta e vediamo magari sopra questa qui, così fa come un sottospalla. E ad esempio questi, no non ci stanno, vediamo, sì questi pantaloni attillatissimi qua. Secondo me hanno un bello stile le Monster High, mi piace. E poi c'è anche questa strana acconciatura molto molto particolare che non c'è. E perché sicuramente direte, ma è quella delle Down? Invece no, quella delle Down è questa qua. Aspettate, si è abbassato. Ecco qua. Ok, ora vi metto Cleo Denial. Chissà se c'è il braccialetto, ma lei non l'hanno messo. Braccialetto non c'è, incredibile. Ok, allora, aspettate che. Ok, va bene, dovevo controllare solo se aveva ancora la sua, una cosuccia sua alla mia Clio bambola, che è di fianco a me, fatalità. Anzi, sì, guardate, il braccialetto è qui, incredibile! ok. Io gli metterei i leggings, questi qui, insieme a. Questa maglietta qua, con la mummia. Gli metterei la collana della prima Clio. E queste ballerine qua. Insieme magari ai capelli della Dawn. Ok, adesso vi mostro gli ultimi due proprio alla velocità mega galattica perché devo fare veloce. Guglia, meglio togliergli velocemente le cose. Gli lascio magari qualcosina se non ce la faccio. Io gli metterei questi occhiali qua da spiaggia insieme a, vediamo, questo adesso vi mostro velocemente. Ecco qui, questa maglietta qua, questa no, questa giacca qui sopra. E ad esempio questa gonna qui. E queste scarpe, queste sneaker con il tacco. E ultimo, Deus Gorgon. Ovviamente non c'è né Spectra né Abbey o quelle cose là. Allora, lui è il più veloce da, diciamo, smontare, fra virgolette, perché, cioè, è velocissimo. Ok, c'è anche Perseus qua, come vedete, ci sono tutti gli animaletti. Si potrebbe fare un tatuaggio. Ok, alla velocità della luce, se no mi si spegne la macchina fotografica. Ecco qui, le metto queste sneaker qua, più magari vediamo questi pantaloni qui, che purtroppo coprono tutto, e questa giacca e questa maglietta gialla sotto. Ok. Baci baci ragazzi, ricordate che potete mettergli anche le cuffie. Ciao ciao!